Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Il Vangelo di questa domenica ci presenta, tra gli altri, un tema molto importante, quello del pregiudizio. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e come possiamo superarlo. Gesù torna nella sua patria e di sabato si mette ad insegnare nella sinagoga. Quanti lo ascoltavano erano stupiti e dicevano: «Che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi che compie?» Cioè Gesù sta rivelando man mano la sua identità profonda di figlio di Dio, sta manifestando la sua missione, la sua grandezza. I prodigi che compie sono palesi, la sua sapienza è cristallina, elevata, eppure i suoi compaesani dubitano, non credono, perché pensano di conoscerlo già. Hanno una visione piatta, superficiale, lo identificano con il suo mestiere e lo riducono al suo clan familiare. A costui è il falegname, non è il figlio di Maria? Tra l'altro, in quel tempo, il figlio veniva identificato con il nome del padre, quindi qui doveva essere il figlio di Giuseppe, che peraltro era discendente di Davide. Ma sicuramente sapete anche a Nazareth, paese piccolo, le voci corrono, si sapeva qualcosa della nascita un po' particolare di Gesù, quindi Giuseppe e Maria saranno stati visti con sospetto, come gente poco seria, e i suoi fratelli e le sue sorelle stanno qui da noi. Tenete conto che in ebraico i termini fratello o sorella non indicano solo il fratello o la sorella di sangue, ma anche i cugini, i parenti più larghi. Dunque, qual è il problema? Pensano di conoscere già Gesù e non si aspettano nulla in più se non ciò che credono di sapere. Perciò Gesù dirà: un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Ecco, miei cari, abbiamo qui il problema del pregiudizio. Di cosa si tratta? Lo dice la parola stessa, pregiudizio. Un giudizio precedente che ci formiamo, generalmente in base ad alcune informazioni che abbiamo a disposizione. Il problema, miei cari, è che a volte queste informazioni sono parziali, superficiali, addirittura sbagliate. E se noi assolutizziamo il nostro modo di pensare, diventa deleterio. I nostri pregiudizi possono diventare delle sentenze anticipate che nemmeno l'evidenza dei fatti può smontare. Al punto che lo scienziato Einstein disse: è più facile scindere un atomo che rompere un pregiudizio. Ora, miei cari, questa problematica può toccare il nostro rapporto con Dio e con gli altri. Anzitutto il nostro rapporto con il Signore. Ad esempio, quando siamo stati, diciamo così, deformati da una formazione cristiana insufficiente o addirittura sbagliata, che magari abbiamo ricevuto da piccoli e crescendo ci siamo allontanati, pensando di conoscere già Gesù e la fede, vedendolo come qualcosa di inutile o persino di pesante, ma in realtà non lo conosciamo. Non conosciamo la sua bellezza, la potenza del suo amore, della sua presenza nella nostra vita. Oppure ci bloccano i pregiudizi sulla Chiesa, dimenticando che sì, ci sono gli alberi che cadono, che fanno rumore, ma che al contempo ci sono intere foreste di bene che crescono. Ma questo problema, miei cari, può riguardare anche il nostro rapporto con gli altri. Pensiamo ad esempio alla superficialità con la quale ci accostiamo a volte alle persone. Quante volte diciamo ad esempio di conoscere quella persona? In realtà magari sappiamo giusto dove è nata, l'abbiamo incontrata sì e no qualche volta, abbiamo sentito dire qualcosa su di lei, ma profondamente non la conosciamo, non ne conosciamo l'unicità, la vita, la storia, il cammino, magari pure la conversione. E così diciamo di conoscerla, ma in realtà non la conosciamo e magari la etichettiamo pure con i nostri pregiudizi. Ma anche qualora conoscessimo abbastanza bene una persona, non possiamo mai presumere di conoscerla del tutto. In ciascuno c'è un mistero che ci supera. Padre Pio diceva: sono un mistero a me stesso. Credere che una persona non possa essere più di quello che pensiamo, o non credere che Dio possa rinnovare anche la vita di quella persona, può rivelarsi una gabbia micidiale. Ricordo una scena durante una missione popolare. Eravamo in un paesino, in una zona molto degradata,
Questa missione popolare portò dei frutti molto belli. Diversi giovani veramente lontani e smarriti si avvicinarono, vennero agli incontri, parteciparono addirittura a messa. Tra loro vi era anche una donna conosciuta come la prostituta del paese. Ricordo ancora gli sguardi sprezzanti delle persone che tutti i giorni erano in chiesa ed erano sedute nei primi banchi, come guardavano questo gruppetto giorno per giorno crescente di lontani che in qualche modo attratti si avvicinavano. Ecco, miei cari, il problema del pregiudizio. Allora, come fare per superare tutto ciò? Partiamo dal livello umano e poi proviamo a scendere a un livello spirituale un po' più profondo. Assolutizzare il proprio modo di pensare è un segno di rigidità, di immaturità. Se vogliamo crescere, abbiamo bisogno di avere una mente aperta, coltivando la capacità di saperci mettere in discussione. Sì, miei cari, mettere in discussione la nostra opinione e noi stessi, coltivando uno sguardo autocritico e non autoreferenziale. Potremmo dire, dovremmo imparare a dubitare un po' di più. Dubitare di noi stessi, metterci un po' più in discussione, senza escludere una possibilità. E se non avessi ragione? E se le cose non fossero come penso io? E se ci fosse dell'altro? Questo chiede, miei cari, una buona umiltà di fondo. Pensate, i filosofi greci dicevano che il principio della sapienza è sapere di non sapere. Ecco, accostarci con questa apertura, con quest'umiltà, essere aperti a scoprire, a imparare, a lasciarci interpellare dalla realtà. Un pregiudizio può diventare un'occasione per riflettere meglio, per avere più contatto con quella realtà, per conoscere meglio quella persona, senza fuggire rinchiudendoci nei nostri castelli di idee, di pensieri e di opinioni. Volendo andare un po' più in profondità, tutto questo ci chiama ad aprirci a un mistero di bellezza, anzitutto nei confronti del Signore Gesù, che è molto più di quanto possiamo pensare, che ci ama molto più di quanto possiamo immaginare. Non a caso Papa Francesco ha ripetuto più volte che dovremmo chiedere davvero a Dio la grazia dello stupore, metterci davanti al crocifisso e davvero dire: Signore, ma quanto mi ami? Ecco, essere mossi dal desiderio di conoscerlo, di far davvero esperienza sempre più profonda del suo amore. Ma non solo, miei cari, c'è da aprirsi anche al mistero di bellezza che è in ogni persona. In ciascuno c'è un oltre, c'è una dimensione che non possiamo pretendere di sapere, di conoscere, di metterci in tasca. È vero, noi siamo cresciuti in un certo ambiente, abbiamo vissuto una storia, abbiamo ricevuto determinate ferite, ma noi siamo di più, siamo più di quel che si vede, di quello che abbiamo fatto. Non possiamo ridurci e ridurre nessuno alla somma dei propri peccati o dei propri limiti, perché ciascuno è un'opera di Dio, disse San Giovanni Paolo II. E in ciascuno Dio vuol portare avanti la sua opera di salvezza, di santificazione. Dio sa fare di un violento persecutore un San Paolo, di un uomo attaccato al denaro un San Zaccheo, di una donna passionale, prostituta per scelta, una Santa Maria egiziaca. Accogliere il Signore vuol dire davvero accogliere una vita nuova, diventare persone nuove, pur con i loro limiti, la loro storia, ma soprattutto con la loro unicità. Vedete, mentre noi a volte cerchiamo cose o persone nuove, Dio ama far nuove quelle cose o quelle persone che ci sono già nella nostra vita. Se noi chiudiamo una persona nella tomba dei nostri pregiudizi e non ci aspettiamo più nulla da lei, che sia la moglie, il figlio, il marito, il genitore, l'amico, non solo rischiamo di decretare la fine di un rapporto, ma di essere ciechi davanti alla bellezza che vi è in essa, o di essere un ostacolo al fiorire di questa bellezza. Se di fronte a ogni piccolo gesto di bene, di cambiamento, siamo indifferenti, o rispondiamo freddamente: beh, come mai, che è successo oggi? Ti sei svegliato di luna buona? Come pensiamo di poter favorire quel cambiamento? Ecco perché, miei cari, se vogliamo davvero amare, non possiamo abituarci all'altro o ridurlo alla somma dei suoi punti deboli, ma siamo chiamati a stare davanti all'altro
con uno sguardo sempre pronto a cogliere l'oltre, con un atteggiamento sempre teso a favorire la crescita e il vero bene dell'altro. Solo così l'amore può davvero rinnovare la vita. Solo così possiamo permettere a Dio di cambiare il nostro cuore e la vita di chi abbiamo accanto. In conclusione, cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci ricorda che Gesù può far nuove tutte le cose, vuol operare miracoli di conversione, di vocazione. Tutto questo può essere favorito dalla fede oppure ostacolato dalla nostra chiusura mentale, dai nostri pregiudizi. Chiediamo davvero al Signore che guarisca la nostra cecità e ci aiuti a guardare le cose come Lui le guarda e soprattutto ad amare la realtà come Lui la ama. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.